E allora ci ritroviamo col coach della Villa Reggio Calabria, Antonio Paternoster, verso Biella, anche se rimane ancora un po' di rimpianto per la gara contro Legnano. Legnano è prima in classifica dopo queste gare di recupero, si è qualificata per le finali, si poteva fare qualcosina in più, coach? Giovanni, rimane un grandissimo rammarico, perché partita sfumata nel finale, anche se non l'abbiamo persa lì, però rammarico tanto, però con consapevolezza che abbiamo sicuramente fatto tremare Legnano, siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio, nel finale punto a punto ci sono mancate, sinceramente ci sono mancate un po' le gambe, un po' di energia, ci può stare perché abbiamo fatto tante partite in pochi giorni, qualche giocatore un po' affaticato, i vari Radic, Legion, però detto questo il morale è alto, ora andiamo alla volta di Biella consapevoli di affrontare una squadra che ha fatto un grandissimo girone di andata, è vero che viene da tre sconfitte consecutive, sappiamo che il campo è uno dei campi più caldi di tutta la Serie A, sarà uno stimolo in più per provare a prendere questi due punti, ci vogliamo provare e andiamo convinti dei nostri mezzi. Non è bello parlare di singoli all'interno di un gruppo, perché di gruppo si tratta, però volevo ascoltare dal coach qualche parola per Lorenzo Caroti, MVP tra i giovani dell'Under 21 di tutta la Serie A2. E questi giovani devono giocare, non c'è ombra di dubbio, e qui il ragazzo sta crescendo. E qui Giovanni, alle parole nella vita devono sempre susseguirsi i fatti. Noi abbiamo puntato sui giovani, li stiamo facendo giocare, non per caso siamo tra primi e secondi nella classifica under. Caroti è un giovanissimo, Caroti è un debuttante in questo campionato, da agosto ad oggi, me lo dico da solo, ha fatto tantissimi progressi, quindi chiaramente grandi meriti suoi, ma anche meriti della società, dello staff, dei compagni che hanno reso tutto ciò possibile. Sta crescendo, l'ultima partita sinceramente, come sempre, non mi è piaciuto tantissimo, gliel'ho detto, però in un percorso di crescita ci sta anche un passaggio avuto. Va detto anche che lui sta stringendo tantissimo i denti per un piccolo problema fisico che ha, è un ragazzo d'oro, quindi non si tira mai indietro. Ieri è stato fermo, oggi è fermo, per Biella si allenerà solo sabato, però sarà della partita e sarà, mi auguro, decisivo. È l'imminente ritorno, perché ci siamo, manca poco ma ci siamo, di Roberto Marulli, non può far altro che fare bene a questo ragazzo che sta veramente tirando la carretta da solo per questa squadra tra mille problematiche. Farà benissimo il ritorno di Roberto, non vedo l'ora, Roberto per noi è importantissimo. Mi auguro veramente tra 15 giorni di rivederlo in campo, insieme a Caroti sicuramente potranno fare molto bene. Giovanni, il problema è sempre lo stesso, noi abbiamo perso con Legnano, ma nessuno deve dimenticare che a noi mancavano due giocatori da quintetto, così come erano in partenza Marulli e Fabi. Quindi non è facile in questo campionato rinunciare a qualche giocatore, io spero finalmente da poco, tra una ventina di giorni, di avere veramente tutta la squadra al completo e dal punto di vista fisico tutti bene. Ci dobbiamo stringere i denti di queste tre settimane ancora per poi finalmente, spero, di avere veramente 12 giocatori in salute. Per quanto riguarda Fabi, che novità abbiamo? È in progresso, sta lavorando? Fabi, l'hai visto l'altra sera con Legnano, su questo è inutile ribadire sempre le stesse cose. Fabi, prima di essere il nostro capitano, è un grandissimo uomo, quindi pur non in condizioni, perché non era in condizioni, è voluto essere della gara, ha dato il suo contributo limitato chiaramente dalla sua condizione fisica, che ad oggi non è ottimale. Sta lavorando tantissimo, le stiamo provando tutte, sono sicuro che anche per Agu ci vorranno ancora, credo, per rivederlo nel pieno della forma, credo almeno altri 15 giorni. Questo non vuol dire che domenica non giocherà, però non potrà essere chiaramente al top. Si gioca al Biella Forum contro la capolista insieme a Legnano di questo girone, e chi l'avrebbe mai detto, anche perché Biella perse a Barcellona Pozzo di Cotto contro una Viola stratosferica, probabilmente la Viola più dominante di questa stagione, all'interno di una gara partita con una pioggia di canestri da parte vostra,
prestazione irripetibile. Me lo auguro sinceramente, nel nostro DNA è chiaro che sono cambiate rispetto all'andata diverse cose, noi però andremo a Villa con la consapevolezza di averli già battuti, sapendo però che soprattutto dopo tre sconfitte consecutive loro faranno di tutto per vincere davanti al loro pubblico, che sicuramente sarà molto numeroso e caloroso. Però sai bene che a differenza dell'andata, dove noi eravamo quasi, non dico favoriti, ma dovevamo vincere il nostro debutto in casa anche se giocavamo in quel di Barcellona, questa volta domenica secondo me dovremo essere bravi noi a gestire i ritmi e soprattutto a restare in partita il più tempo possibile, perché sono sì vero prima in classifica, però sai bene che giocare dopo tre sconfitte consecutive non è mai semplice, quindi noi dovremmo sfruttare sicuramente questo momento. Dai. Sì, sì. Si qualificano alla Coppa Italia categoria Virtus Roma, Agrigento, Legnano e Biella. Pensare che la Viola ha giocato ad armi pari con tutte e quattro e ha vinto con due formazioni su quattro contro la Virtus resta tantissimo rammarico, anche perché se ricordiamo l'inizio di gara al Palatiziano ci vengono tantissimi rimorsi, anche perché Ligione era incandescente e sembrava una gara quasi, quasi dominata dalla Viola nella prima parte della sfida. Vuol dire che c'è tanto equilibrio e saranno tantissime finali a qui alla fine. L'abbiamo detto da agosto, è un campionato molto equilibrato, un campionato in cui puoi vincere e perdere con chiunque, la differenza la fa la forma fisica, la fanno gli infortuni e la fa la testa. Noi obiettivamente in questo girone di andata ne abbiamo vissute, ahimè, da un punto di vista di infortuni tantissimi. Veramente spero di aver dato in termini di infortuni in questo campionato, e veramente spero da qui a fine campionato di non dover parlare più di infortunati e di assenti. Sì, sì, e sarebbe anche ora, devo dire, anche perché ogni settimana ci ritroviamo a fare il bollettino medico e non è una cosa che fa piacere. Per quanto riguarda invece Biella, avversario tosto, avversario che è cresciuto paradossalmente dopo la sconfitta del Palasport di Barcellona Pozzo di Gotto, è squadra tosta con due americani straordinari, tutta la classe di Mike Cole e tutta l'effervescenza di Ferguson. Quale può essere il segreto per battere l'Angelico lì a casa loro? Il segreto è cercare di affrontarli da viso aperto, senza timore riverenziale, cercando di soprattutto di tenere tutti gli uno contro uno, giocare a viso aperto, non ci dobbiamo assolutamente snaturare, dobbiamo andare dei nostri punti di forza in attacco, attaccare Hull, non subire Ferguson. Biella sicuramente dopo la nostra sconfitta, cioè nella stagione basta poco poi per girare la stagione, secondo me la partita chiave di Biella è stata la vittoria da Agropoli, dove a 38 secondi erano meno 5, lì sono riusciti secondo me a prendere una vittoria importante, una partita persa invece l'hanno vinta al supplementare, quindi da lì hanno poi fatto un'ottima striscia, quindi questo ti dimostra anche che è una squadra che crede in quello che fa, che non molla, però è una squadra battibile, ci vuole chiaramente, non dico un'impresa, ma ci vuole una grandissima prestazione per uscire vincenti domenica, ma noi ci dobbiamo provare assolutamente. Come ben saprai, io sto trasmettendo da Londra, devo mandare i saluti, cioè, a tu qualcuno. Sei un vero da Londra, no? Sì, devi mandare un grandissimo saluto e abbraccio al mio ex giocatore Pietro Vazzana, che so che è a Londra per lavoro. Sì, sì, lavora qui, un grande giocatore che è cresciuto sia umanamente che cestisticamente ai tempi dell'Audax, ricordo che hai provato a farlo diventare un vero numero 3 dai piedi veloci. Fece un grandissimo campionato e poi ha fatto una grande carriera, quindi sono contentissimo per lui e spero di riabbracciarlo presto. Sì, 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 organizzeremo, anche perché lui è addirittura d'arrivo a Reggio Calabria. Coach, ci aggiorniamo e ci vediamo ovviamente al Biella Forum. Attenzione agli spalti, perché potrebbe esserci qualche sorpresa. C'è Gaia sicuramente, ma non parlo di Gaia. No, noi parliamo solo di giocatori e probabilmente sì, ci sarà qualche altro giocatore che potrebbe essere vicino a noi. Sì, sì.
devo dire che non sarò io il giocatore, è un giocatore di colore, in tanti lo sanno, e occhi puntati sulla partita che è la cosa più importante. Grazie mille, coach, e bocca al Fondamentale. lupo. Un abbraccio a te, ciao A Giovanni. prestissimo.